Siamo qui con Massimiliano Maxia, Senior Product Specialist per il segmento del Fixed Income di Allianz Global Investor. E, dottor Maxia, a consulenza 2018 si è parlato molto anche di mercati finanziari, oltre che del futuro del settore della consulenza. E i mercati in questo momento sono stati caratterizzati da una correzione sull'azionario, però in uno scenario in cui anche il settore obbligazionario che lei segue ha delle valutazioni non proprio particolarmente a buon mercato rispetto alle medie storiche. Ecco, cosa devono aspettarsi gli investitori del settore del reddito fisso? Beh, sicuramente un contesto più difficile rispetto a quello degli anni precedenti. Ci aspettiamo dei rendimenti in rialzo, soprattutto sulla componente governativa, ma non eccessivamente. Siamo in un contesto, è vero, di crescita economica a livello globale molto positiva, sia negli Stati Uniti che in Europa, che nei mercati emergenti non ci sono aree che destano particolare preoccupazione, ciononostante i rendimenti non saliranno in maniera eccessiva. Crediamo che ci siano ancora delle buonissime opportunità di investimento nel comparto delle obbligazioni societarie, sia per quanto riguarda l'investment grade, che per quanto riguarda la yield, che per quanto riguarda i mercati emergenti. Certamente bisogna essere molto più selettivi rispetto a prima, molto più diversificati, scegliere le opportunità di investimento ovunque esse si trovino, quindi con un approccio globale, con un approccio assolutamente unconstrained. Questo perché, come diceva lei, le valutazioni sono più care rispetto agli anni precedenti e quindi estrarre valore dal mercato obbligazionario è sicuramente più complicato. Crediamo però che il contesto macroeconomico rimanga assolutamente di supporto, quindi le valutazioni, è vero, sono un pochettino elevate, ma i fondamentali sicuramente aiutano e questo permette quindi di trovare ancora dei rendimenti interessanti in alcuni comparti del mercato obbligazionario. Ecco, il mercato obbligazionario ovviamente ha delle dinamiche che sono particolarmente legate alle politiche monetarie delle banche centrali, i tassi di interesse sono ancora ai minimi in Europa, in America abbiamo visto già i primi rialzi. Ecco, cosa dobbiamo aspettarci nelle politiche monetarie sia in Europa che negli Stati Uniti? Beh, per quanto riguarda gli Stati Uniti, la Fed ha fatto chiaramente intendere che ci saranno almeno 3 rialzi nel corso del 2018. Il mercato probabilmente è un po' più scettico, però il recente movimento, guidato anche da buonissimi dati macroeconomici e quindi anche da aspettative di inflazione in aumento, probabilmente porteranno a un riallineamento delle aspettative dei mercati, cioè degli investitori, con le decisioni che verranno prese dalla Banca Centrale Americana. Noi ci aspettiamo che la Banca Centrale Americana alzi i tassi di interesse almeno 2 volte, se non addirittura 3 volte nel corso del 2018 e il mercato quindi poi si riallineerà su queste aspettative. Per quanto riguarda la Banca Centrale Europea, Draghi è stato secondo me molto esplicito, in termini di tassi di interesse non ci sarà nessun cambiamento nel corso del 2018, il primo rialzo, o meglio, il primo cambiamento nel tasso di interesse sui depositi è previsto nella primavera del 2019. Il punto importante è quindi capire se il QE proseguirà dopo il settembre del 2018, che è la data entro la quale teoricamente dovrebbe scadere, ma non è detto perché molto dipenderà ovviamente poi dall'andamento dell'economia, dalle aspettative di inflazione. Quindi una Fed che sicuramente ha iniziato una politica monetaria meno espansiva, ma allo stesso tempo abbiamo ancora una Banca Centrale Europea e una Banca Centrale anche del Giappone che manterrà una politica monetaria estremamente accomodante e di conseguenza una politica che continuerà ad essere di supporto anche per i mercati obbligazionari. Grazie dottor Maxia per essere stato con noi. Grazie a lei, buon proseguimento.